Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Lo so che è molto che non registro, tranne praticamente il video sulla ginnastica che ho pubblicato, non mi ricordo se era ieri o qualche giorno fa, comunque avevo pubblicato un video sulla ginnastica e vi invito ad andarlo a vedere. Allora, questo video, come avete potuto notare dal titolo, non è un video molto allegro, perché in realtà è da un po' che ci stavo pensando, però non ero mai sicura. Ho detto faccio, non faccio, faccio, non faccio. Vi voglio raccontare di una cosa molto personale che prima non avevo il coraggio, perché sono cose mie, proprio cose mie. Come molti di voi sanno, io a scuola, ma anche dopo che la scuola è finita, sono stata vittima di bullismo. Non solo bullismo fisico, ma anche psicologico, perché il bullismo fisico in realtà l'ho subito soltanto alle medie, però alle superiori era più un bullismo psicologico, perché mai nessuno ha osato picchiarmi, però non per questo non era bullismo, perché alla fine venivo esclusa, venivo maltrattata, venivo derisa da quasi tutta la classe, diciamo. E io mi sono ricordata di avere delle foto, foto mie personali, che non mi sarei mai sognata di mostrarle al mondo, però tutto, secondo me, è meglio farle vedere, perché anche se possono essere immagini forti, comunque io voglio lanciare un messaggio, cioè nel senso che il bullismo, che sia fisico, virtuale, psicologico, e chi più ne ha più ne metta, è sempre bullismo, quindi è sempre una cosa nociva. Che poi la cosa peggiore del bullismo è che sono tutti contro una persona e quella persona si sente sola perché casomai non ha nessuno con cui parlare, non ha nessuno con cui sfogarsi, oltre chiaramente alla propria famiglia. Io mi sto riferendo chiaramente all'ambiente scolastico. Io per esempio sono stata molto fortunata perché avevo un'amica, ce l'ho tuttora come amica, ero l'unica che in realtà si poteva salvare mezzo a tutti quelli. Infatti lei non ha mai osato farmi del male. E non vi nascondo che qualche volta i bulli se la prendevano pure con lei, però non è giusto. Non è giusto il bullismo, cioè non è proprio giusto. E alla fine è successo che c'era una persona, chiaramente non farò il nome, che praticamente questa persona aveva problemi, crisi di identità, diciamo, non sapeva se era maschio, femmina. Diciamo, chiaramente, secondo me non c'è niente di male a essere nati nel corpo sbagliato. Assolutamente, perché io ad esempio non mi scandalizzo minimamente se c'è una persona, un uomo che sta con un altro uomo, una donna che sta con un'altra donna, cioè alla fine l'importante è che ci sia l'amore, questo è quello che penso io. Però la cosa brutta è quando tu c'hai questo problema e lo proietti sugli altri in un certo senso. Questa persona ha avuto il coraggio davanti a tutta la classe di mettermi in ridicolo perché, come potete vedere, io ho i capelli lunghi e me li voleva far tagliare, cioè voleva che io mi tagliassi i capelli perché secondo lui sarei stata più carina, perché siccome io ero nana, secondo lui o lei, con i capelli lunghi sarei stata ancora più nana. È una piccola cosa, mai dire nana a una persona bassa, perché dire nana a una persona bassa, questa persona bassa si potrebbe offendere, che poi non è che sono proprio nana, io sono di statura secondo me normale, non sono alta però non sono neanche piccolina piccolina, sono normale perché sono 1,50, poi chiaramente dipende pure dai giorni, però più o meno là, 1,51, 1,52, più o meno. Anche perché secondo la statistica, se è nani, quando si è sotto l'1,48, siccome lo supero non posso essere definita nana.
E quindi chiaramente io mi sono sentita offesa, pure perché io penso, io adoro proprio i capelli lunghi, ma non voglio che voi vi offendete se per caso alcune di voi li hanno corti, però io su di me, parlo per me, adoro i capelli lunghi, perché da piccola, mi ricordo, avevo 6 anni, la mia mamma mi portò dal parrucchiere. Il parrucchiere mi fece i capelli fino a qua. Praticamente ci stavo male. Male proprio. Poi è successo che una serie di cose, che praticamente io mi ero fissata, ho detto, mi voglio tagliare i capelli, mi voglio fare la frangetta. Però chiaramente i miei genitori non mi avrebbero mai mandato dal parrucchiere, perché? Perché siccome io ho la fronte, come potete vedere, è così piccola, bassa, intendo. Se mi faccio pure la frangetta, cioè alla fine scompaio, cioè il mio viso proprio non si può guardare. Però alla fine io volevo in un certo senso assomigliare a un'altra persona. Non lo so, è come se ero in crisi, non volevo essere io, non so spiegarlo. E un giorno stavo a casa. Senza neanche lavarmi i capelli, perché di solito si sa che quando ci si taglia i capelli bisogna prima lavarli, senza chiedere aiuto a una persona, perché anche i parrucchieri, quelli più professionali, quando si devono tagliare i capelli vanno da un altro parrucchiere, perché da soli verrebbe una schifezza. Cosa ho fatto? Ho preso un paio di forbici e mi sono fatta la frangetta. Qua c'ho la foto che mi sono fatta in realtà durante una gita scolastica, che avevo appunto la frangetta fatta da me. Come potete vedere, è schifosa. Ma schifosa perché? Perché prima di tutto ci vuole un'altra persona che lo sappia fare. O, nel mio caso, il parrucchiere o mia sorella, perché mia sorella è bravissima. Posso dire la mia. Però alla fine faceva proprio schifo. Tant'è vero che poi alcune persone, al di fuori della scuola, persone che potrebbero essere mie nonne, cioè amici di famiglia, mi hanno detto: quello che c'hai tu non è neanche un taglio. Cioè, ci può stare i capelli lunghi, però non è un taglio il tuo. E giustamente avevano ragione, cioè a distanza di anni dico avevano ragione, però perché mi devo procurare delle lesioni a me? Cioè, perché? Io venivo odiata così tanto a scuola, però ero io pure che mi odiavo, quindi alla fine gli altri bulli contro di me, però pure io facevo bullismo contro me stessa. Poi, non so se ve l'ho detto in qualche altro video, però io avevo praticamente smesso di mangiare, perché praticamente 4 giorni su 6, perché ai miei tempi si andava a scuola anche il sabato, non so se ancora oggi ci sono delle scuole che fanno anche il sabato, non lo so. Però ai miei tempi io andavo a scuola anche il sabato, facevo 6 ore il sabato, quindi con due rientri, pensate un po', due rientri, martedì e giovedì. Comunque, 4 giorni su 6 io uscivo da lì piangendo per le cose che mi facevano, mo che mi dicevano che facevo schifo, mo che puzzavo, mo che... Che me ne dovevo andare, mo quello, mo quell'altro. Alla fine io ho smesso di mangiare. E praticamente durante il quinto anno ero diventata praticamente una ragazza inguardabile. C'ho qua la foto. Attenzione che è un'immagine forte. Praticamente questa foto in realtà è stata scattata dalla mia mamma, però per errore, perché? Perché praticamente quel giorno si era rotta la macchinetta fotografica, a me serviva per lavorare la tesina. Allora la mia mamma, come la provava, perché gli ho detto io di farlo, anche se stavo male, praticamente proprio mi ha fatto la foto. Però questa foto, secondo me, è una foto che ha un certo valore, anche se è fatta per errore, però comunque ha un certo valore. Perché questa foto? Perché praticamente, come si può notare, ora la rifaccio rivedere,
visto la faccia che ho fatto, ok? Ero bianca. Ma perché mi sono dovuta ridurre così? Perché io a scuola, cioè uscivo, non sempre pranzavo. Perché? Perché ero depressa. Depressa per le cattiverie che mi facevano di continuo. E la cosa peggiore è che i professori non facevano nulla, ma non perché loro non volessero fare nulla, non volesse fraintesa. Ma perché c'è stata una professoressa, l'unica coraggiosa, diciamo così, che un giorno ha provato a dire due paroline alla regina dei bulli, quella che più se la prendeva con me. Praticamente questa ragazza si è messa ad aggredire la professoressa. Quindi i professori avevano in un certo senso paura dei bulli, perché erano bulli che erano capaci di fare bullismo anche con gli insegnanti stessi. E io penso, io mo non ho figli, però se mia figlia facesse una cosa del genere, un mese senza telefono, senza televisione, e magari un mese in cui io l'accompagno personalmente a scuola per vedere se ci va o se fa filone. In cui la tengo sott'occhio, ecco. E dopo un mese voglio rendermi conto se veramente ha smesso di fare la bulla oppure no. Perché è chiaro che alla fine potrebbe essere anche colpa dei genitori, come educano i figli. Perché ad esempio un figlio, no? Che viene educato in un certo modo. Ad esempio voglio parlare di me. Ad esempio i miei genitori a me mi hanno detto sempre: la violenza non serve a nulla. Bisogna essere gentili con tutti, però anche prudenti, perché non è che tu puoi essere gentile con una persona, significa che gli concedi tutto. Significa che quella persona ti può anche venire a chiedere, che ne so, il numero di telefono, tu siccome sei buona glielo dai, perché non è così, bisogna anche vedere persona e persona. Però questo mi hanno insegnato. Infatti a scuola mettevo in pratica quello che i miei genitori mi hanno insegnato, cioè che non bisogna essere cattivi con gli altri. Però se loro sono stati cattivi con me, evidentemente a casa hanno ricevuto un tipo di educazione diversa. Non dico che sia sbagliato, magari nel loro mondo, nel loro ambiente sta fatto bene, però per me non è normale, ecco, con tutto. Anche perché io ho visto veramente, che ne so, genitori, non nella mia scuola, però altri genitori, incoraggiare i figli a fare i bulli. E ovviamente è chiaro che se uno già viene incoraggiato anche dentro casa, è normale e naturale che poi alla fine va a scuola e si mette a fare il bullo. Però comunque, per come la vedo io, il bullismo dovrebbe smetterla di esistere. Infatti oggi io ho condiviso queste due foto su una pagina contro il bullismo, raccontando un po' la mia storia. Mi sono voluta raccontare, ecco, più che altro perché voglio lanciare un messaggio, cioè nel senso che alla fine, secondo me, i professori non se la devono far sotto, cioè non devono aver paura che i bulli possono prendersela anche con loro, perché prima di tutto loro sono più grandi, quindi non c'è da aver paura, immagino, no? Secondo luogo, il bullismo, secondo me, potrebbe essere fermato proprio grazie all'intervento tempestivo degli insegnanti. Cioè, perché, ad esempio, nel mio caso non intervenivano perché? Perché avevano paura. E io li capisco, perché pure io magari al posto loro avrei avuto paura. E chi si vuole mettere contro persone così cattive, non so come definirla, non so se la loro era cattiveria o altro, non so il termine esatto, però giustamente dico, altri professori, non miei professori, altri professori, sentendo altre storie, non intervenivano perché tante erano solo ragazzate. Cioè, dicevano questi professori, cose da ragazzi. E quindi non volevano intervenire di proposito. Però mi chiedo a questi insegnanti, no? Perché uno deve avere il rimorso di coscienza che magari un loro allievo si è suicidato perché non ce la faceva più per il bullismo? Perché ad esempio,
Io sento parecchie storie di ragazzi che si buttano mo sotto il treno, mo da un ponte, mo da una parte, mo da un'altra. Perché? Perché non ce la fanno più a sopportare il bullismo. E chiaramente i loro insegnanti non fanno nulla perché dicono cose da ragazzi. Poi casomai si ammazza il loro allievo vittima di bullismo. Quando ci dispiace, però potevate fare qualcosa prima. Mo vi dispiace, mo che non si può fare più niente. Veramente certe cose a me toccano il cuore, mi toccano veramente il cuore e anche l'anima, perché io non voglio più sentire storie in cui delle persone vittime di bullismo si sono fatte del male o si sono addirittura ammazzate, perché questo non si può, non si può. Io voglio che il bullismo sia soltanto un brutto ricordo per tutti quanti, perché io d'accordo, sono uscita fuori da quella situazione, diciamo. Nel momento in cui, non quando mi sono diplomata, perché poi mi hanno dato ancora fastidio, quando ho deciso di bloccare queste persone. Però io se penso che ci sono dei ragazzi adesso che sono vittime di bullismo, ma non riescono a uscirne fuori, perché casomai gli mancano ancora, che ne so, 3 anni di scuola, e magari non hanno la possibilità di cambiare scuola, oppure magari hanno provato a cambiare, però magari è era meglio ecco se restavano nella loro vecchia scuola, in un certo senso. A me veramente mi piange il cuore perché dico queste cose proprio non si possono vedere, non si possono sentire. Io proprio vorrei fare qualcosa per aiutare queste persone. Quindi a voi che state guardando questo video, vi chiedo di condividerlo, magari il più possibile, perché vorrei veramente lanciare un messaggio a tutti quanti e fermare questo bullismo perché ormai non se ne può più. A presto, ragazzi.